Buongiorno dalla redazione di Stato Quotidiano e ben ritrovati a Rassegna Stato, sabato 26 novembre 2016. Diamo come sempre un'occhiata alle principali notizie della giornata. Consulta Boccia, riforma Madia su PA. Nella parte in cui prevede che l'attuazione della stessa, attraverso i decreti legislativi, possa avvenire con il semplice parere della conferenza Stato-Regioni o unificata. Foggia. Lottizzazione abusiva, sequestro centro Granda Puglia e area ex FIC. Indagini condotte dal Corpo Forestale dello Stato e dal Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia. Pasqualino Festa, Ado, fiducia in magistratura. Auspichiamo tempi rapidi. Foggia, dipendenti musei, sindacati, primo passo avanti. Le strutture dovrebbero riaprire al pubblico il 1 dicembre 2016. Cronaca. Incidente sulla statale 89 Foggia Manfredonia. Un decesso, due feriti. Da raccontadati la vittima è un uomo 38enne di nazionalità rumena. L'impatto è avvenuto all'altezza di Amendola. Manfredonia. Gestione Miramare anno 2016. Comune impegna 120.000 euro. Liquidata la somma di euro 30.000 in favore della società sportiva Manfredonia Calcio, quale primo acconto del corrispettivo relativo all'anno 2016. Manfredonia, Energas, Cosimo Titta. Riccardi, perché non ti sei attivato prima con Renzi? Il consigliere comunale eviti di ricordarsi della sua amicizia con il presidente del Consiglio dei Ministri solo in occasione delle rare visite di Renzi in Capitanata. Manfredonia, in corso la seconda edizione dell'Albero di Natale, al centro commerciale Gargano, a Macchia Monte Sant'Angelo. Spettacoli, Foggia Film Festival, l'ultima giornata con Placido. Settima e ultima giornata del Foggia Film Festival oggi. Manfredonia, referendum costituzionale, si vota domenica 4 dicembre. Ospite studio il consigliere comunale Movimento Est, Michele Latorre, che ci illustra le motivazioni del no. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti gli amici di Stato Quotidiano e a tutti i lettori. Allora, oggi io vengo qui a spiegare le ragioni del no perché ritengo che questa riforma costituzionale, così come impostata dal nostro governo, possa seriamente pregiudicare le ragioni della democrazia in Italia. In particolare ritengo che questa riforma intervenga su due macro argomenti. Il primo è quello della riforma elettorale, quindi della legge elettorale. Il secondo è quello del titolo quinto e dello svilimento delle autonomie locali, in particolar modo delle regioni. Oggi è importante discutere di questo argomento perché si rischia di passare non solo da un punto di vista figurato, ma da un punto di vista concreto, dalla Repubblica alla monarchia. In particolare, qual è il grosso problema della prima parte, riforma elettorale? La legge attuale è una cattiva legge e questo lo sappiamo tutti, perché sia i deputati che i senatori vengono nominati dalle segreterie di partito e decidono a Roma delle nostre sorti. Ma anche la riforma attuale non prevede un grosso cambiamento e per certi aspetti pregiudica notevolmente le ragioni democratiche per l'elezione dei deputati e dei senatori. Un esempio tra tutti è la quota dei senatori che sarà composta dai sindaci e dai consiglieri regionali, che vengono eletti da noi cittadini per fare i sindaci e i consiglieri regionali, non per fare i senatori. Naturalmente dire ai cittadini che questa riforma serve per risparmiare da un punto di vista economico è una grande bufala, anche perché loro millantano un risparmio di circa 50 milioni di euro e contemporaneamente ne stanziano 96 per la Ryder Golf Cup degli amici di Frattini e di altri. Allora, quando invece altre nazioni come la Francia, tra i fondi pubblici e le sponsorizzazioni private, ne spendono non più di 50 o 56 la Germania. Quindi è importante capire da che parte si sta andando. E non è giusto, moralmente parlando, utilizzare un falso risparmio economico per cambiare una riforma in radice. Su 139 articoli ne stanno cambiando quasi 40, si sta svilendo la Costituzione. Ecco Michele, a proposito, il Comitato a favore per il sì sostiene che il referendum costituzionale non ha nulla a che vedere con l'installazione dell'impianto dell'Energas. Ecco, lei come la vede questa questione, che è un argomento prettamente locale che ci riguarda molto più da vicino?
Io credo che per la città di Manfredonia è fondamentale votare no, perché oggi con la riforma del titolo quinto si sta praticamente depauperando le regioni della maggior parte delle loro competenze per accentrarle tutte in capo allo Stato. Cosa significa in termini pratici? Significa che poche persone a Roma, che non conoscono nemmeno dove si trova Manfredonia, decideranno cosa bisogna fare a Manfredonia. Decideranno, ad esempio, che l'impianto GPL Energas è strategico, magari per gli amici lobbisti e gli amici degli amici, decideranno che è strategico, verranno qui e in audita altra parte impianteranno l'impianto. Punto. E non si discuterà più. Non ci sarà più conferenza di servizi. Il parere degli enti, tra cui la regione, non avrà alcun valore e quindi non si potrà fare più niente. Ho sentito anche che qualcuno ha detto ma cosa dici, perché tanto hanno già deciso tutto e la riforma non cambia niente. E con la clausola di supremazia come la mettiamo? La clausola di supremazia permetterà a Renzi di dire: sebbene voi non siete d'accordo, io lo faccio lo stesso, mi avvalgo della clausola di supremazia, pertanto decido io. E non crediamo alle false promesse del Premier, perché chi ha detto qualche sera fa al nostro sindaco: non ti preoccupare, prendo a cuore la questione dell'Energas. Perché come ci si può fidare di una persona che nemmeno 2 anni fa al suo compagno di partito Enrico Letta gli ha detto: Enrico, stai sereno, e il giorno dopo gli ha fatto le scarpe e ed è diventato lui primo ministro? Non ci si può fidare di una persona del genere. Pertanto, oggi, questa riforma è fortemente prevaricante nei nostri confronti, perché il governo, attraverso questa clausola di supremazia, deciderà, senza tener conto dei cittadini di Manfredonia, di impiantare Energas e noi non potremo farci nulla. Bene, noi ringraziamo il consigliere Michele Latorre per il suo intervento e continuiamo la nostra rassegna. Bene, termina anche per oggi la nostra rassegna. Per approfondimenti vi ricordo statoquotidiano.it. Prima di salutarci ringraziamo i nostri sponsor, che sono Libergoli Speromatici, Agri Daniele, i sapori della nostra terra, Biondi Vissi Serramenti, Big Paninomania, Nuzio. Grazie a tutti per l'attenzione, buona domenica.